Ciao a tutti, oggi vi parlo del libro di Antonio Esposito, Ti amerò a prescindere. Lo si potrebbe definire un romanzo di formazione incentrato sul protagonista, un ragazzo Francesco, è il figlio unico di una famiglia, un piccolo borghese napoletana, ha finito la maturità e deve approcciarsi al mondo del lavoro, ma decide di frequentare un corso nelle aule di scuola dell'università incontra una ragazza, Elisa, di cui si innamora. Ecco, il libro è incentrato sul sviluppo interiore del protagonista, mettendo in risalto le fragilità interiori. Francesco si trova stretto tra l'amore verso Elisa e l'amore verso la famiglia, che osteggia però il loro rapporto. Considera la ragazza capace di strumentalizzare il loro figlio. Quindi Francesco si chiude in silenzi, a volte sotterfugi, anche menzogne, per cercare di tenere il piede, si potrebbe dire, in due staffe. Da un lato non troncare con Elise e dall'altro non tagliare i ponti con i genitori. Poi il lavoro lo porta a Venezia, dove trova impiego in una struttura geriatrica, quindi la lontananza in qualche modo modifica i suoi piani e contribuisce alla crescita interiore. Contraltare il protagonista è Elisa, un personaggio che parla poco ma è capace di spronarlo, è razionale, sa cosa vuole, però è anche comprensiva e paziente nei momenti giusti. Come in ogni romanzo di formazione, anche questo poi arriverà a uno sviluppo finale, che ovviamente non vi svelo. Vi svelo però l'idea di un libro scorrevole nella lingua, che si legge bene, veloce, in modo veloce. E con questo vi saluto e vi do appuntamento alla prossima recensione.